Nazionale del Libro di Torino, 36ª edizione. Questa mattina abbiamo con noi ospite la poetessa, scrittrice, regista, attrice Roberta La Guardia. E stamattina presenterà ufficialmente il suo libro Blu di Prussia, Voci di Dentro. Perché questo titolo Blu di Prussia, Voci di Dentro, visto che il colore Blu di Prussia è un colore forte, un colore che quando ti tocca lascia il segno, quindi è quasi una tinta indelebile. Io una mia interpretazione l'ho fatta, perché Roberta La Guardia è come quel colore, una volta che è conosciuto Roberta La Guardia, al di là di essere una grande attrice, regista, poetessa, scrittrice, ma è una persona profondamente umile. E questo mi ha colpito molto di lei, perché quel suo colore, che io dicevo Blu di Prussia, quel colore Blu di Prussia le appartiene. Caro direttore, grazie in primis per le sue parole, mi sento onorata e profondamente grata per l'opportunità di aver pubblicato un libro che è una sorpresa per me totale, non avrei mai immaginato di poter editare i miei scritti. Intanto lei mi ha riempita di appellativi onorevoli, dandomi della poetessa, della scrittrice, della regista. Io ho studiato come attore, ci tengo a dirlo, ho fatto un'accademia d'arte drammatica, sono anche laureata in scienze della comunicazione, quindi il mio mestiere, la mia vocazione primaria è certamente quella dell'attore. La deviazione nella scrittura nasce in maniera totalmente spontanea e ci tengo a dire, forse anche in base a quel principio di umiltà che mi riconosce, che non sono uno scrittore, perché molti scrivono ma non tutti sono degli scrittori. Scrittori sono Oscar Wilde, James Joyce, gente che ha dedicato la sua vita, Leopardi, attraverso uno studio, una dedizione, un amore profondissimi nei confronti dell'esperienza letteraria. Certamente questa prima iniezione di fiducia che ho avuto in primis da lei come editore e prima ancora dai molti riferimenti, amici, supporti a cui con grande pudore ho fatto leggere i miei scritti e mi hanno detto no, porta avanti questa cosa, credici, un feedback positivo dopo l'altro, ecco, mi hanno motivata ad andare avanti. Dicevo, questa pubblicazione mi ha fatto venire una grande voglia, un grande appetito di approfondire la letteratura che già amavo, ma come addetta al lavoro, quindi iniziare degli studi è un percorso che mi renda più degna di questo nome di scrittore, di questa definizione. Per quanto riguarda il titolo e il colore, che è una domanda che insomma è quasi inevitabile, direi, perché è un titolo, mi hanno detto, d'impatto, e anche la copertina, che ci tengo a dirlo, è della grandissima Maria Giulia Fuina, che è un'artista straordinaria di origini lucane come me, grande pittrice e mille altre cose ancora, vi invito a conoscerla. La copertina ben spiega la narrativa, la tessitura emotiva probabilmente dei miei scritti. È un colore che ha molte opportunità di interpretazione, lascerei al lettore la libertà di decifrare come meglio crede dopo la lettura o di primo acchitto, come preferisce, la natura della scelta di questo colore. Bene, come dicevo prima, Roberta non si è smentita, la sua umiltà non è uguale, quindi il suo prefattore, Pino Suriano, scrive: il canto di Roberta è un canto di speranza senza rabbia. Perché?
Intanto cita Pino, che è un altro carissimo amico, fratello, collaboratore, ha creduto in me, ha supportato questa creazione. Se Blu di Prussia esiste anche grazie a Pino Suriano, che è un'altra eccellenza della mia regione, la Basilicata. E, perché ritengo la rabbia un sentimento inutile, dispersivo, una perdita energetica fine a se stessa, quindi improduttiva. Preferisco canalizzare sempre in forme alternative di vissuto esperienziale, quindi vivere la mia esistenza in maniera differente che dalla rabbia. Per quanto riguarda la speranza, speranza è una parola ambigua, perché certamente ha una carica luminosa, propositiva, però bisogna avere speranza, ma bisogna avere anche impegno, impegnarsi per le cose che si desiderano e per il bene del mondo. Lei si è affacciata anche sul panorama teatrale, sia italiano che internazionale, ha interpretato qualcosa di Dario Fo, cosa per... Soprattutto ho interpretato Franca Rame, che era sua moglie, una donna straordinaria, e quando entri in contatto emotivo, intellettivo con alcune personalità, come è stato per me con Franca Rame, la tua vita fa un click, cambia qualcosa in senso evolutivo. E, ho interpretato dei monologhi di Franca Rame originando uno spettacolo che si chiama Franca, omaggio a Franca Rame, che ho rappresentato in Italia e all'estero, nello specifico in Inghilterra, in Germania, paesi in cui ho vissuto e a cui sono legatissima tuttora, e mi auguro di riprenderlo e di riportarlo anche in Italia. Ho conosciuto Dario Fo, è stato un onore, perché è un privilegio assoluto, mai dimenticherò quell'incontro che è indelebile nella mia memoria, e ho conosciuto un genio, perché Dario Fo era un genio, e genio, come lei mi insegna, ne nasce uno ogni 100 anni, quindi mi sento davvero una privilegiata. Bene, io cos'altro dire? Vorrei dire tante cose, posso dire leggete, sarete fortunati se leggerete Blu di Prussia di Roberta La Guardia, ma sarete ancora più fortunati se un giorno avrete la possibilità di conoscere personalmente Roberta La Guardia, perché veramente è una donna dalle mille sfaccettature, è una donna che ha avuto anche la capacità di trascinare me nella sua avventura, perché io credo fermamente in quello che Roberta La Guardia sta facendo, soprattutto il suo essere lucana. Noi sappiamo benissimo che un ragazzo o una ragazza del sud per emergere deve fare 10 volte in più i salti rispetto a dei ragazzi e delle ragazze di un'altra regione italiana, probabilmente del nord o del nord Europa. Però Roberta La Guardia ce la sta mettendo tutta. Io sono convinto che ce la farai. Grazie direttore, questo mi sprona ad avere più... come dire, più azione ancora nella proposta di me stessa e delle mie iniziative culturali. Visto che ha citato Dario Fo, mi permetta anche di ringraziare Jacopo Fo e Mattea Fo, poiché hanno autorizzato loro ufficialmente il mio spettacolo e continuano a darmi fiducia attraverso appunto la loro presenza nel mio lavoro artistico. Ringrazio lei nuovamente e grazie di cuore. È con grande gioia che vi presento una critica letteraria, una persona incredibilmente spumeggiante, vitale, sono felicissima di averla conosciuta e lascio a lei la parola, Marcella. Grazie Roberta La Guardia, una piacevole sorpresa del Salone Internazionale del Libro di Torino 2024.
Questo è il bello dei social. Voglio spendere due parole per i social che tutti denigrano, e invece i social, noi siamo, guarda, sono anche presuntuosa, siamo l'esempio di quanto facciano bene i social in maniera corretta. Quindi per me è stato un piacere e sono felice di averti visto di persona. Non anticipiamo tanto, ma saremo in giro per l'Italia con tanti bei salotti letterari. In bocca al lupo, mostriamo di nuovo il libro che si intitola Blu di Prussia, Roberta Laguardia, Voci di Dentro sottotitolo, Monetti Editore. In bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie a te, grazie, grazie al direttore. Buona lettura di 1000 libri.